cari telespettatori e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Dopo il focus sul Vietnam, oggi continuiamo nel percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva sicuramente anche sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Brasile, parliamo quindi di 208 milioni di persone la cui metà si colloca nella cosiddetta classe media, con un accesso a buoni livelli di benessere e di consumo. Il PIL stimato in Brasile è di 1.865 miliardi, in Brasile c'è il 12% delle risorse mondiali di acqua fresca, bandi di gara per 36 miliardi nel settore energia e fino al 2023 sono previsti investimenti minimi per ogni anno di circa 70 miliardi per dotare il paese delle infrastrutture necessarie per il proprio sviluppo. Non è di minore importanza poi anche un sempre più rilevante e crescente fabbisogno tecnologico. Da qui si può ben intuire quindi quante opportunità possano esserci per le nostre imprese in questo territorio, in Brasile, anche alla luce poi di una serie di riforme amministrative e fiscali che sono state varate pochi mesi fa, a marzo del 2020, e che avranno sicuramente un forte impatto sulle aziende presenti nel territorio o che lì vogliono andare ad investire. Attualmente la presenza italiana conta 1.200 imprese italiane, appunto, che si sono stabilizzate in Brasile con più di 200.000 dipendenti. Ultimi dati, l'Italia è il quinto fornitore e il nono cliente del Brasile. Oggi abbiamo con noi ospite di Ok Italia Parliamone proprio per parlare delle opportunità per le nostre imprese in Brasile, il presidente della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di Rio de Janeiro, Alessandro Barillà. Buongiorno Barillà. Buongiorno. Barillà, qual è la situazione Covid-19 in Brasile? Si è ritornati anche lì regolarmente tutti al lavoro o ci sono restrizioni? In Italia oggi è partita la fase 3, in Brasile in che fase siamo? Il Brasile è, diciamo, si è entrato in fase protetta dopo l'Italia, quindi ancora siamo a una parziale fase di riapertura. Nel sud del paese si è già abbastanza operativi, ci sono alcune limitazioni sugli shopping center, però quasi tutto il sud del paese, quindi gli stati di Paraná, Rio Grande do Sul, già sono pienamente operativi. La parziale riapertura è prevista su San Paolo e Rio de Janeiro in questa settimana e nelle prossime settimane. Ancora abbiamo la parte nord del paese un po' più chiusa e più limitata, dove la riapertura verrà successivamente. Molto bene. All'inizio della nostra intervista abbiamo dato alcuni numeri relativi al Brasile. Da gran conoscitore di questo paese, Barillà, in questo paese lei vive oramai da oltre 20 anni, leggevo sulla sua biografia, e in questo contesto di crescita e di potenzialità, quali sono gli scenari di investimento che si stanno sviluppando in questo paese e soprattutto quali le opportunità per il Made in Italy? Bene, noi abbiamo un nuovo governo, perché il nuovo governo in Brasile è operativo da appena un anno, è un grande ministro dell'economia, che è il ministro Guedes, che è della scuola di Chicago e quindi un liberista, ha un piano molto ambizioso di privatizzazioni. Sicuramente il suo focus primario è nei settori delle infrastrutture, perché il paese per crescere ha bisogno di migliori infrastrutture, infatti sono previsti dei progetti concreti già con bandi praticamente pronti nel settore aeroportuale, nel settore delle autostrade, nel settore dell'energia, nel settore dei porti, quindi tutta quella infrastruttura e logistica di cui il paese ha bisogno per continuare a crescere così come ha fatto negli ultimi tempi con qualche battuta d'arresto. Quindi sicuramente questi sono dei settori prioritari, ma come lei ben diceva all'inizio, è un paese di circa 210 milioni di abitanti, dove abbiamo veramente dei consumatori con un reddito medio pro capite significativo, che sono quasi 80 milioni di consumatori, quindi diciamo parliamo di un mercato superiore anche al mercato italiano, dove le opportunità di business spaziano in tutti i settori, anche settori molto tradizionali dell'Italia, come il famoso 3F, quindi il food, fashion, il furniture italiano,
ma l'Italia è presente in Brasile con tante aziende, come ha citato lei, in settori anche importantissimi e vitali della vita del paese, come le telecomunicazioni. La TIM è uno dei grandi operatori del mercato. Abbiamo l'Enel, che è il più grande operatore di energia elettrica oggi in Brasile, e maggiore del Sud America, e poi via discorrendo tantissimi altri grandi player italiani, come il gruppo Leonardo, il gruppo Atlantia, il gruppo Luxottica. Quindi comunque ci sono big player, e attorno a questi big player vengono anche a traino tantissime piccole e medie aziende italiane, che ovviamente approfittano anche della presenza del grande gruppo italiano per poter crescere insieme. Giusto, la Camera di Commercio Italo-Brasiliana che lei presiede, se non ricordo male, dal 2015, giusto? Sì. Perfetto, è una delle storiche, delle più antiche Camere di Commercio italiane all'estero, perché è stata fondata ai primi anni del 50, se non Wow. sbaglio dovrebbe essere il 1954, proprio la data di costituzione. E da Wow. allora è dimostrato che è sempre stata vicina alle nostre imprese interessate a fare business in Brasile. In che modo avete affrontato e avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato da quanto è successo? Ebbene, la Camera di Commercio, che è perfettamente inserita nel sistema Italia, quindi quel sistema Italia all'estero che si compone sia della rete diplomatica, così come dell'ICE, dell'ENIT, della Banca d'Italia, e anche se vogliamo della SIMEST, della SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Quindi la Camera di Commercio opera e dialoga con tutto il sistema Italia ed ha una sua peculiarità. La Camera di Commercio sono delle istituzioni private, formate appunto da imprenditori locali ben radicati sul territorio, quindi conoscono molto bene la realtà del posto, non hanno una visione temporale limitata, che normalmente fa parte alle volte del resto del sistema Italia, che viene soltanto per periodi limitati. Ma persone come me, per esempio, stanno in Brasile da 20 anni, altri imprenditori che compongono la Camera ci stanno da 30, 40, 50 anni. Quindi noi conosciamo bene la realtà. E come abbiamo reagito a questa pandemia, che sicuramente è un fatto unico e speriamo irripetibile nella storia economica moderna. Abbiamo cercato di ottimizzare quanto più possibile la nostra presenza digitale, quindi il nostro comunicarsi a distanza, il nostro potere risolvere le esigenze dei nostri associati, anche attendere nuova domanda di nuovi associati, come stiamo facendo oggi noi, per videoconferenza, quindi un uso molto più spinto di tutti i mezzi tecnologici che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi ecco, la Camera si sta riorganizzando in questa chiave non presenziale, mi lasci dire, sperando che in breve possiamo ritornare ad attività presenziali. E sicuramente è una grande lezione che abbiamo imparato. Non dico che siamo stati colti alla sprovvista, però sicuramente non eravamo preparati per poter fornire i servizi che normalmente forniamo in una forma differente come stiamo facendo oggi. Lo stiamo imparando e stiamo cercando di migliorarci nel day by day. Ecco, si parlava di servizi e la Camera di Commercio di Rio, come d'altronde tutte le altre Camere di Commercio italiane nel mondo, ha come mission soprattutto quella di favorire gli scambi commerciali bilaterali tra i due paesi, nel nostro caso Italia e Brasile. In che modo fornite solitamente assistenza agli imprenditori italiani che vogliano cogliere le opportunità di business in Brasile? Ecco, come le dicevo, proprio perché la Camera ha questo bagaglio di conoscenze molto radicate del territorio, ha la capacità di mettere a disposizione degli imprenditori che si affacciano a Brasile per la prima volta tutta una serie di servizi che vanno da un iniziale studio di mercato e dalle informazioni sulla legislazione fiscale, la legislazione del lavoro, i contatti con le istituzioni creditizie locali, e quindi da una fase preliminare di studio a una fase più pragmatica e concreta, organizzando degli incontri B2B, quindi mettendo l'imprenditore in contatto con una potenziale rete di distribuzione in Brasile o con un potenziale partner, o cercare di individuare anche un potenziale target da acquisire. Questo è uno dei suggerimenti che diamo spesso, molto spesso, all'imprenditore italiano: la crescita
più rapida e trovando un partner che abbia un profilo similare a quello dell'imprenditore italiano e quindi procedere all'acquisizione, così già si trova un'azienda già montata, già preparata, che può adattare alle proprie necessità. Però ecco, la Camera essenzialmente a questo ha una forte expertise nell'organizzazione, il supporto, la partecipazione fieristica, sia appunto agli imprenditori italiani che vengono in Brasile. Noi praticamente li aiutiamo a partecipare a tantissime fiere che spaziano dai settori più differenti in tutto il territorio brasiliano, così come aiutiamo gli imprenditori brasiliani a partecipare alle fiere italiane e siamo sempre presenti appunto alle fiere a Milano, a Verona. Presidente Barilla, spesso l'imprenditore pensa di poter andare in qualsiasi paese nel mondo soltanto in virtù della forza, della bontà del proprio prodotto, dei propri servizi, però purtroppo sappiamo che ci sono tanti casi in cui tornano in Italia non contenti dell'esperienza fatta. Ci sono delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato brasiliano deve rispettare appunto per evitare amare sorprese? Sicuramente sì, ci sono queste regole d'oro, lei ha detto bene, si vede che conosce la materia. Io sono qui da 20 anni e ho assistito a tantissimi fracassi di imprenditori che sono arrivati in Brasile pensando che sapevano tutto loro e che avevano solo da insegnare. Invece in Brasile non si può venire con questa logica. È un paese estremamente protezionista da un punto di vista appunto doganale, funzionamento della macchina burocratica del paese, bisogna conoscerla bene. È un paese con una valuta, il reale, che è estremamente volatile, quindi ha delle oscillazioni fortissime. Se pensiamo che sino a 6 mesi fa il real con l'euro stava in fascia 4 real per un euro e oggi sta in fascia 6, quindi già così si rende conto della grande differenza e volatilità della moneta. Quindi bisogna approcciare il Brasile essenzialmente con prima regola d'oro, mai il mordi e fuggi. Questo è un paese da investimento a medio e lungo periodo, quindi l'imprenditore che non pensa di stare in Brasile per almeno 5 o 10 anni è meglio che non guardi al Brasile. Bisogna fare una eccellente azione di pianificazione, quindi studiare molto bene la legislazione fiscale, la legislazione del mondo del lavoro, vedere quali tipi di incentivi sono offerti, ce ne sono diversi, soprattutto nelle aree del nord del paese, che sono aree più arretrate, ci sono previsti tantissimi incentivi fiscali per poter stabilire degli impianti produttivi o non in determinate zone. Quindi ecco, tutto questo processo, mi lasci dire, che si basa su delle conoscenze specifiche, va affrontato con i giusti partner. Quindi ci sono imprenditori che molto spesso in un caffè a Roma o a Milano parlano con un amico che è andato in vacanza in Brasile, ha conosciuto un tizio. Ecco, queste sono le classiche cose da evitare e per questo esiste il Sistema Italia, esistono le Camere di Commercio, noi siamo a disposizione. I nostri servizi di fatto vengono offerti anche a delle tariffe, mi lasci dire, che sono totalmente da azienda no profit, perché la Camera di Commercio mira soltanto agli introiti per la propria sopravvivenza, ma prestiamo realmente un servizio perché vogliamo molto che crescano questi scambi bilaterali. Io stesso sono totalmente volontario alla Camera, il Presidente non ha nessuna remunerazione, lo facciamo per spirito di orgoglio verso il nostro Paese e per cercare di aiutare i nostri connazionali a fare bene in questo Paese. Mai come in questo momento questo tipo di aiuto per le nostre imprese è importante, anche perché il mercato interno, a causa ovviamente della criticità legata alla pandemia Covid-19, è ovviamente in difficoltà estrema e forse una delle poche vie per poter salvare la nostra economia è quella di guardare sempre di più verso i mercati internazionali. Alessandro Barilla, io la ringrazio per la chiacchierata, la ringrazio anche per la panoramica che ci ha fatto sulle possibilità e sulle opportunità che sono messe in campo oggi dal nuovo governo brasiliano. Siamo certi che le nostre imprese interessate a venire a investire in quel paese seguiranno il suo consiglio di affidarsi a chi è lì proprio per aiutare senza un fine di lucro, ma soltanto per cercare di far grande il nostro paese nel mondo. Grazie ancora, Barilla.
Grazie mille a lei, dottor Amorosini, e noi come Camera di Commercio siamo a totale disposizione a chiunque abbia assistito a questo video e voglia operare in Brasile. Grazie ancora, arrivederci a tutti. No, arrivederci.